E a tutti voi per la numerosissima presenza. Ancora una volta devo ringraziare tutti voi per l'affetto che mi state dando in questa bellissima campagna elettorale, che ha un significato molto molto forte, soprattutto per gli attacchi gratuiti da cui siamo costretti a difenderci nonostante la grande attività svolta. E grazie ai candidati che hanno creduto in questo progetto, mi hanno supportato, si sono affiancati a me in questa competizione elettorale che è volta a continuare quel programma che ha portato Frignano ad essere conosciuto in tutti gli altri comuni limitrofi come un paese che ha allontanato la sua arretratezza e sta migliorando. Frignano era diventato negli ultimi anni il fanalino di coda dell'agro aversano. Finalmente, ed è la cosa più bella e gratificante, che in tutti gli altri comuni riconoscono che Frignano ha fatto in questi 5 anni dei passi da gigante. E probabilmente un grande tifo lo abbiamo anche da altri paesi che hanno beneficiato per i nostri progetti anche la loro situazione. Voglio, prima di spendere alcune parole su ciò che abbiamo fatto, sul programma da realizzare e su qualche accenno appunto che hanno fatto i nostri avversari, devo dire per la verità garbatamente, voglio presentare i miei candidati alle elezioni amministrative di Frignano per il 5 giugno del 2016. Voglio ringraziare Alidorante Giovanna per la sua disponibilità, una imprenditrice, una mamma, una donna che lavora, lavora per la sua famiglia, per suo marito, per i suoi figli, una donna abituata al sacrificio e che si sta distinguendo in questa campagna elettorale. Voglio ringraziare l'architetto Alessandro Bellopede per la sua semplicità, la sua umiltà, la sua professionalità e il suo perbenismo. Voglio ringraziare Katia Magliulo, la figlia del dottore Vincenzo Magliulo, studentessa universitaria in giurisprudenza che, scuso per la sua assenza, in questi giorni stava completerà tra qualche giorno il corso Erasmus. Sapete, oggi i giovani sono bravissimi a prepararsi ad avere una cultura internazionale, quindi arriverà in questi giorni dalla Spagna. Voglio ringraziare Comella Marica Concetta, studentessa universitaria in medicina, figlia del noto dottore Comella. Voglio ringraziare Gualberto Valentina, laureata, docente di lettere e filosofia, una ragazza di una grande preparazione, di grande perbenismo, di grandi capacità. Voglio ringraziare Giuseppe Vargas, libero professionista, un amico di tutti, conosciuto molto nel paese per la sua simpatia, per il suo caro. E consentitemi, Pagano Franco, che tutti conoscete, una persona a disposizione dell'intera popolazione. E non esiste una famiglia che non conosce Pagano Franco, non conosce la sua disponibilità, non conosce la sua disponibilità in ogni di notte e di giorno, al lavoro e nel tempo libero. Voglio ringraziare Vincenzo Mastroianni, che è stato mio vice sindaco, maresciallo dell'aeronautica militare, dottore in giurisprudenza, una persona di grande preparazione che ha dato un contributo grande alla nostra amministrazione per il suo enorme impegno. Voglio ringraziare Peppe Seguino, operatore sociosanitario, uomo del popolo, da tutti amato e stimato per la sua sempre disponibilità, una persona che non sa dire a nessuno di no e che a volte mette ansia anche a me. Voglio ringraziare Peppe Rurale, che conoscete tutti, persona di grande esperienza amministrativa,
di grande volontà e di grande umiltà, quell'umiltà che probabilmente molti sognano. Angelo Fraschettone, geometra, grande amico, una persona dotata di grande ottimismo, un grande lavoratore, una persona dalle grandi doti, di grandi simpatie. E voglio ringraziare Garofalo Nicola, consulente previdenziale, sapete benissimo, un patronato, è sempre a disposizione di tutti per tutti i problemi. E voglio ringraziare veramente tutte queste persone perché hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni di attività amministrativa e mi hanno dato e mi daranno sicuramente, insieme al voto della stragrande maggioranza dei cittadini frignanesi, la possibilità di continuare quel programma di rinnovamento del paese. Ebbene sì, Frignano era l'ultimo comune dell'Agroaversano e nonostante le dicerie, le garbate bugie di quella letterina letta dal mio competitor, garbata per la verità ma non condivisibile, io vi dimostrerò stasera, non a chiacchiere ma a fatti, come avevo ereditato il paese Frignano, come si presentava 5 anni fa e Frignano come si presenta oggi. E sapete perché l'ho fatto questa cosa? L'ho fatto perché io stesso mi sono reso conto che quando si fa un progresso, quando si migliora, tu dopo una settimana dimentichi tutto. Noi abbiamo l'abitudine, purtroppo la memoria umana è labile, è breve. Io ho visto migliorare alcuni luoghi dove io ho vissuto e ho lavorato da ragazzo e dopo una settimana vedendo le nuove non ricordavo come erano precedentemente. Io ho visto quella strada del via Lemitone, del cimitero che porta all'asse mediano. Io ci ho vissuto da ragazzo, andavo al deposito con papà, lo aiutavo. E era una stradina piccola, piena di immondizia, piena di rovi, una stradina in cui non vi era l'asfalto, una stradina di 3 metri. Dopo una settimana da quando abbiamo realizzato quella che praticamente è diventata un'autostrada, io avevo dimenticato il luogo come era prima. Allora si è ideata in me questa idea di riprodurre, di ricordare con una memoria fotografica il paese com'è in tutti i suoi punti e in tutte le realizzazioni che abbiamo fatto. E allora iniziamo un attimo da alcuni aspetti che mi hanno contestato. La scuola media. Voi ricordate che la scuola media era un edificio di 50 anni fa, fatto 50 anni fa, nel quale non si erano fatti grandi interventi e come tutti gli edifici maltenuti, dopo tempo iniziano a dare dei problemi. Io mi ritrovai 3 anni fa con l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del comune di Frignano che non mi voleva dare più l'agibilità per quell'edificio perché il responsabile della sicurezza della scuola media mi aveva segnalato dei crolli all'interno di alcune aule. Noi eravamo stati costretti a chiudere delle aule perché erano crollati i soffitti, erano crollate, come si chiamano, le controsoffittature. E non solo, fummo costretti a chiudere delle aule. Per fortuna i vari avvenimenti avvennero durante il pomeriggio, quando non vi erano i ragazzi. Ma anche addirittura fummo costretti a chiudere il corridoio, l'intero corridoio del piano superiore, perché purtroppo l'edificio non era più a noi. Non sapendo come fare, andai in regione e chiesi la gentilezza ad un dirigente di darmi dei consigli e mi dissi: guardate, caro dottor Manzo, sono sindaco di un piccolo paesino, non abbiamo grandi possibilità economiche, la scuola sta in frantumi, me l'hanno lasciata in una condizione vergognosa, ho paura per l'incolumità, per la sicurezza dei bambini, aiutatemi. Disse: sindaco, faccia una cosa, prenda un qualsiasi progetto, un progetto dall'archivio, lo presenti, lo approvi in giunta, lo presenti fra 2 o 3 giorni, perché
sono in arrivo alcuni finanziamenti europei, accelerazione della spesa, quindi lei potrà fare la scuola a costo zero per il comune, attingendo a finanziamenti europei, quei benedetti finanziamenti europei che altri comuni e che l'intera regione Campania talvolta ha fatto tornare indietro perché sono incapaci di sfruttarli. Presentammo questo progetto, lo adeguammo, lo mandammo alla stazione unica appaltante della prefettura, perché dovete sapere, cari amici, questo benedetto slogan della lista avversaria, no? Onestà, perbenismo, trasparenza, lo condivido, sono tutte persone per bene, ma non lo si venga a sottolineare, quasi ad indicare che di qui ci siano dei delinquenti, perché vi dico è di cattivo gusto, perché fino a prova contraria Prignano è un paese fatto di persone per bene, lo siete voi e lo siamo noi, e siamo tanto per bene che il primo atto dell'amministrazione Piatto è andare in prefettura, aderire al protocollo di legalità e firmare una convenzione con la prefettura e con la stazione unica appaltante, legare al comune di Prignano con l'amministrazione Piatto le fa la prefettura, e questo l'ho fatto per convinzione, per tranquillità, per creare uno scudo di protezione non solo sugli amministratori ma anche sui funzionari e sui dipendenti pubblici, perché un buon sindaco si deve preoccupare anche della tranquillità di tutti, della sua famiglia, e nel momento in cui io sono salito al comune io mi sento responsabile anche per l'ultima pietra e per l'ultimo dipendente del comune, io mi assumo tutte le responsabilità e il mio compito è quello di fare scuola. Quindi per quanto riguarda l'onestà penso di aver chiarito. Per quanto riguarda la trasparenza, ho pubblicato anche su Facebook i dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri che danno Prignano come primo paese insieme ad altri come comune per la trasparenza, punteggio 100 su 100. Questo significa che tutto ciò che si è fatto con l'amministrazione Piatto in termini di determine, in termini di delibere, in termini di provvedimenti, lo sanno anche in Arabia Saudita, lo sanno i carabinieri, lo sanno in procura, lo sanno in Olanda, perché chi non ha nulla da nascondere agisce nel modo con cui io ho agito. Ho approvato il regolamento anticorruzione, primo tra tutti i comuni. E allora non ci venite a fare questi paternalismi, perché sono di cattivo gusto e a noi non fanno piacere, per quanto stimiamo tutti voi, per quanto apprezziamo la vostra onestà, cercate anche di apprezzare la nostra, così diventiamo un poco galantuomini tutti quanti, perché la galanteria e il perbenismo, essere persona per bene, significa non gettare il fango sugli altri, non gettate fango sugli altri. E allora, una volta chiariti alcuni concetti che sinceramente mi hanno dato un poco fastidio, andiamo un poco a chiarire la realtà storica del nostro comune. Ecco come si presentava questa benedetta scuola media in questi anni, prima che questo povero sindaco che è stato martoriato si preoccupasse della salvezza, della sicurezza dei bambini e del decoro del suo paese, perché io quando vedevo quella scuola nel modo in cui vi farò vedere mi vergognavo. Ecco la scuola come si presentava, senza neppure una tinteggiatura, con l'intonaco che cadeva a pezzi, con un impianto elettrico non a norma, con i cornicioni che cadevano. Ecco quella palestra. Notate un attimo questi cornicioni. Nessuno faceva sciopero, faceva manifestazione quando cadevano questi cornicioni.
nessuno faceva lo sciopero o le manifestazioni, quando i bambini erano ogni giorno sotto il pericolo. Guardate qui, questa non è una scuola, guardate, questa è una casa stregata, questa è una casa stregata, vergognosa di una civiltà del secondo millennio. Questo è quella scuola che io non voglio e che gli altri tolleravano. E notate, non so se si vede la freccetta, notate, questo è la rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma vi sembra bello che nel 2015 noi abbiamo ancora ferri arrugginiti, cornicioni che cadono, intonaco inesistente, pericolosità, guardate un attimo, le finestre divelte che non si potevano chiudere. E vi faccio vedere un video di questa scuola. Si fa qua? Vai. Puoi alzare la voce. Vi dovevo ridare questa scuola. Si devono vergognare! Quante gioie! Ecco i bagni, sembravano degli abbeveratoi cavalli. Questi erano i bagni dei bambini, degli alunni della scuola media di Frignano, e nessuno si preoccupava. Guardate le scuole come stavano cadendo a pezzi. E questa è la scuola, che il progetto della nuova scuola di Frignano, che sicuramente, se sarò eletto, realizzerò in brevi, in 2-3 mesi, perché dovete sapere che i lavori stanno continuando e che l'unica cosa che sta bloccando, devono inviare una semplice comunicazione al genio civile, e poiché con la caduta del sindaco non vi è più il responsabile dell'ufficio tecnico, non sono in grado di affidare un incarico che ci vorrebbe tempo con orologio, una mezz'ora per fare un provvedimento, per inviare questi atti al genio civile, il genio civile dà l'autorizzazione, i lavori si continuano, perché tutta la parte strutturale è stata completata, perché i pilastri, le fondazioni, tutto è stato completato. E quindi questa è il primo obiettivo che questa amministrazione si vorrà realizzare, il completamento della scuola, perché è un'opera in cui ho creduto, un'opera che ho voluto realizzare e un'opera che voglio dare al mio paese. Quindi, proprio per rispondere al mio concorrente, al dottore Lucio Santarpia, mentre io mi preoccupo di realizzare una scuola nuova, era meglio che quella benedetta palestra della scuola elementare, invece di darla alla Benecom, si preoccupava di ricostruire la scuola, la palestra ai bambini delle scuole elementari, perché la sua destinazione era quella. Poi tanti benefici che ha avuto il territorio di questa Benecom, non so, non penso che nessuno se ne sia accorto, se ne è accorto solo lui.
Ma non solo abbiamo provveduto alla scuola elementare, voi ricordate la scuola media, voi ricordate la scuola elementare? La scuola elementare si presentava come una casa cantoniera, ridotta in uno stato di degrado. Guardate un poco tutta la parte laterale della scuola che era decadente, stavano cadendo anche lì i cornicioni. Questo addirittura è l'impianto antincendio, cioè l'impianto che dovrebbe servire, la vasca di antincendio che dovrebbe servire anche nei momenti di grossa difficoltà, abbandonata nel degrado, nella ruggine, nella sporcizia. Questa era la scuola elementare che ha ereditato l'amministrazione Piatto. Questo è il decoro. E non mi sembra che nessuno mai abbia fatto manifestazioni per quella scuola in quel degrado. Ci siamo preoccupati di realizzare la pensilina per rendere più agevole la sosta dei bambini e dei genitori durante le giornate di pioggia. Quando pioveva, bambini, genitori si inzuppavano d'acqua. Abbiamo costruito quindi questa pensilina per il benessere dei bambini e dei genitori e abbiamo risistemato la scuola. Guardate un po' la differenza tra la scuola di prima e la scuola realizzata dall'amministrazione Piatto. Questo per chiarire plasticamente, visivamente, che effettivamente quello che è stato detto un'oretta fa da questo palco sono delle menzogne, dei tentativi di aggrapparsi a questioni, a bugie inesistenti, a chiacchiere vuote. Io per mia natura non sono abituato a fare chiacchiere, infatti su questo palco ho portato dei fatti, le scuole di prima e la scuola di oggi. Ecco, questa è la pensilina ripresa più parti, questa è la parte frontale, questa è la parte retro della scuola, in cui è stata risistemata anche la scala antincendio, che pure era in una condizione penosa. In questa foto viene evidenziata la differenza tra la condizione della scuola ereditata da me e quella dopo il nostro lavoro e il nostro intervento. Questo giusto per chiarire cosa abbiamo fatto in questi anni. Mentre loro pensavano all'università, noi abbiamo pensato ai bambini di Frignano. Forse perché io non sono un professore universitario, quindi sono molto più vicino ai bambini, al popolo, piuttosto che all'università, che rispetto in modo molto dignitoso. Ecco, questa è la differenza tra la scuola prima e dopo. Mi mandi indietro. Allora, altro punto importante, proprio per chiarire che cosa ha fatto l'amministrazione Piatto e che cosa ha trovato l'amministrazione Piatto nel 2011. Nel 2011 troviamo un cimitero nel degrado più assoluto, il luogo sacro dove giacciono i nostri cari, i nostri genitori, le nostre persone che abbiamo amato e voluto bene, in una condizione di degrado assoluto. Guardate le pensiline pericolose vicino ai loculi. Noi abbiamo provveduto sopra, questo è durante l'amministrazione Sant'Arpia, questo durante l'amministrazione Piatto. Questo è quello che abbiamo fatto in questi 5 anni. Ci siamo preoccupati di dare decoro al nostro luogo sacro, ma anche di salvaguardare, voglio dire, il benessere e la tranquillità, la sicurezza di chi va in questi luoghi. Guardate la differenza. Ma è possibile che un sindaco in 5 anni non veda una cosa di questa nel cimitero? Non so, probabilmente sarò troppo pignolo io, ma penso che l'intervento sia stato apprezzato. Ma non solo, un'altra cosa veramente indecorosa che io ho trovato sono i campi di inumazione, cioè addirittura quella che dovrebbe essere una zona verde del nostro cimitero, i campi erano coperti da, guardate, tavole di legno per l'edilizia.
cioè era quasi un luogo spettrale, un luogo vergognoso, e nessuno mai è possibile che si va nel cimitero, un'amministrazione, un sindaco va nel cimitero e non si rende conto che è qualcosa di indecoroso per l'immagine del suo paese. Questo invece come l'abbiamo l'intervento, il cimitero come si presenta dopo il nostro intervento. Quindi abbiamo toccato un poco tutti i punti della, questa è un'altra illustrazione della prima amministrazione del dottor Santarpia, e questo dopo il nostro primo intervento fatto dopo 4-5 mesi dalla nostra amministrazione. Tocchiamo un altro punto, l'Agorà. Vi faccio vedere una cosa simpatica, anche i satelliti se ne accorgevano da milioni, da migliaia di chilometri, è mai possibile che il sindaco e l'amministratore non si rendeva. Vedete, questa è preso da Google, dove è adesso la freccetta e la visione dell'alto del parco Agorà. Guardate, sembra un deserto, tutto abbandonato, tutto secco, lasciato a se stesso. Questa è l'immagine satellitare successivamente all'intervento della nostra amministrazione. Si presenta anche dai satelliti come un parco lussureggiante, verdeggiante, e con la presenza, questa zona rotonda verde, che è il parco giochi per i bambini. Il dottore mi diceva: io non l'avrei mai fatto perché lì passano le macchine, ma viva il Dio, cioè dappertutto passano le macchine, si dovrebbero bloccare l'intero mondo. Io ho inteso farlo, ritengo di aver fatto una cosa buona, ritengo di aver trasformato quello che era un luogo di degrado in un punto di incontro delle famiglie, in un punto di incontro per i bambini, in un luogo in cui i bambini possono giocare, in un luogo in cui le persone anziane possono finalmente sedersi su delle panchine con dei tavoli, a differenza di prima, quando erano costretti loro malgrado, per socializzare un poco, a sedersi su dei bidoni di vernice. E questa è anche l'immagine vista sempre da Google, abbandonato a se stesso, e questa è l'immagine bella con la presenza dei genitori con i bambini. Questo anche ha fatto l'amministrazione Piatto. Vogliamo vedere la Lifana. Questa era la zona della Lifana, una zona abbandonata a se stessa, dove appena mi insediai iniziai a ricevere centinaia e centinaia di telefonate da persone che abitavano in quel punto, che mi segnalavano: dice, caro sindaco, non ce la facciamo più, è pieno di serpenti, pieno di topi, fate qualcosa. Feci una diffida alla Metro Campania, allora a Lifana, fotografando i binari che erano sporgenti ed erano pericolosi, evidenziai a loro la pericolosità della cosa e che ci sarebbero stati probabilmente, in caso di un incidente, un'ipotesi di omicidio colposo a carico dei responsabili dell'area. Intervennero immediatamente e, a differenza di quanto diceva il dottore, costo zero per il comune. Tutta quest'area non è venuta nulla al comune, è stata fatta direttamente dalla società Alifana, e quindi ci siamo ritrovati la riqualificazione di un'area senza spendere un centesimo dalle casse comunali. Questo io penso che significhi buona amministrazione, significa amministrare bene il paese, significa cercare di far risparmiare soldi ai cittadini, e oggi si presenta come luogo in cui è possibile. Ecco, questa è un'altra immagine vicino ad una villa che conoscete tutti, per correttezza non faccio il nome, prima era un cumulo di immondizia, oggi è un punto in cui è possibile anche farsi una passeggiata. Scusatemi se approfitto, parliamo di immondizia. Sono stato 5 anni a raccogliere immondizia, non solo ho fatto il sindaco, ma ho fatto il capocantiere, ho fatto l'immondezzaio, sono stato giorno dopo giorno sui cantieri per cercare di segnalare
punti di degrado del paese. Vedete un poco, questa è l'azione di bonifica che è stata fatta dall'amministrazione Piatto. E se l'amministrazione Piatto ha fatto questa azione di bonifica è perché il paese Campania Ambiente con la regione Campania, costo zero per il comune. L'amministrazione Piatto non ha speso una lira nonostante abbia bonificato l'intero territorio comunale. Questi sono gli operai della società Campania Ambiente che stanno pulendo la strada del cimitero. Questa è la strada di collegamento che adesso stiamo bonificando e che la settimana prossima asfalteranno, diventando la strada di collegamento tra Frignano e Villa di Briano. Era un cumulo di immondizia, era la rappresentazione più avvilente della terra dei fuochi. Ecco come si presentava questa strada alle spalle del cimitero. Immondizia, rifiuti pericolosi, copertoni, ogni tanto vi erano degli incendi. Bonifica fuori al campo sportivo. Vi ricordate il campo sportivo come si presentava? Questo era un cumulo di immondizia sul piazzale del campo sportivo. Oggi lo abbiamo ripulito, abbiamo fatto una strada e se passate di lì notate che stanno tinteggiando l'esterno perché stanno costruendo all'interno lo stadio con una convenzione già fatta, risolvendo problemi che altri in 5 anni non hanno mai fatto. Queste sono le chiacchiere che faccio. Allora confrontiamoci tra le immagini e le chiacchiere che fanno loro. Questa è immondizia davanti al campo sportivo. Il sindaco dove era? Poi ci dice in mezzo alla gente, tra la gente. Ma questa è tra la gente. Io ero tra l'immondizia a ripulirla. E non mi sono mai vergognato di sporcarmi le mani per migliorare le condizioni del mio paese. Oggi si presenta così. Allora si presentava anche sui lati. Camion interi di immondizia, giorni interi, mesi interi spesi. Questo è l'intervento degli scavatori alle spalle del campo sportivo. Bonifica IACP, vi ricordate, tenete presente le nuove villette, la zona delle villette, si ripresentava piena di cumuli di spazzature che erano là giacenti da 7-8 anni. Siamo intervenuti sempre con Campania Ambiente, con dei macchinari che selezionano il terreno vegetale dall'immondizia. L'immondizia va in discarica, il terreno vegetale in altre discariche. Questi sono gli operatori che sono intervenuti con l'amministrazione Piatto. È un'amministrazione che ha pensato solo a lavorare, ha pensato solo a lavorare. Mentre altri scioperavano, noi lavoravamo. Perché io vengo da una cultura familiare del lavoro e del silenzio. Abbiamo solo lavorato silenziosamente e abbiamo provveduto anche a migliorare la qualità dell'agricoltura. Io mi ritrovai con i rappresentanti degli agricoltori che si lamentavano del fatto che i nostri prodotti, i prodotti delle terre di Frignano, purtroppo erano bistrattati perché era un'area considerata a rischio. Mi segnalavano che ogni tanto venivano dei controlli da parte di società che volevano acquistare prodotti dal nostro territorio e che loro si vergognavano di portare questi rappresentanti. Mi sono mosso immediatamente nel pulire le piazzole di sosta, quindi un lavoro a 360 gradi che ha riguardato non solo il paese, non solo la struttura, ma addirittura le periferie, perché qui di lavoro non se n'era mai, voglio dire, preoccupato nessuno. E tenete presente, questa è la zona dietro alla Tamo, il territorio di Frignano. Questa era una bomba ad orologeria. Guardate, notate, discariche dappertutto, ogni tanto incendi, immondizia che non era, risultava difficile. Questi sono i sacconi che in parte li hanno rimossi e dopo la caduta della mia amministrazione, poiché me ne occupavo io personalmente ogni mattina, non sono stati più rimossi perché si è bloccata l'attività e nessuno la riesce a fare. Ed è l'attività che dovrò riprendere immediatamente. Questa è l'area
anche vicino al via Almirante, via Giorgio Almirante, vicino al campo sportivo. Vedete, questa 2010 amministrazione Sant'Arpia, 2011 amministrazione Sant'Arpia, di fronte alla struttura sportiva un cumulo di immondizia. Google, agosto 2012, la zona già ripulita, la zona ripulita dall'amministrazione Piatto. Questa ancora cumuli di immondizia, vi sto stancando con questa immondizia, ma per la verità mi ero stancato anch'io, però il mio ruolo di responsabilità non mi consente di stancarmi. L'area mercato, vi ricordate l'area mercato? 2000 dati scientifici di Google, giugno 2008, amministrazione Sant'Arpia, piazza mercato, un cumulo di immondizia. Questo si presentava il paese, ed ecco perché poi paese Frignano era considerato l'ultimo paese della provincia di Caserta, perché le amministrazioni probabilmente andavano a fare passerella sui comuni. Questa è la zona vicino da Michele Pesce che vende la salumeria. Questa è una zona di lunga percorrenza dove passa ogni giorno gente, e l'ho trovata piena di immondizia, l'ho dovuta ripulire. Quindi voglio dire, un intervento a 360 gradi sotto il profilo della riqualificazione ambientale. E non solo, vi ricordate l'uscita vicino da Bocconcino? Oggi probabilmente, se non vedessimo l'immagine, noi avremmo dimenticato. Si ripresentava così, con erbacce, con immondizia, nel agosto 2011, appena dopo che fui eletto. Intervenni subito nell'agosto del 2012, questi sono i dati, attualmente visualizzata Street View, e questi sono gli interventi che abbiamo fatto. Abbiamo riqualificato con l'aiuto dei lavoratori socialmente utili, soltanto comprando il materiale, senza fare gara, senza chiamare imprese, con la manodopera del comune. Sapete il sindaco Piatto dove stava in quel periodo? Il sindaco Piatto era lì presente come sempre in ogni momento di lavoro dei suoi collaboratori, perché li ho considerati sempre dei collaboratori, e abbiamo fatto questo con le piante che ci venivano offerte da un po' dalla mamma di qualche amico, da qualche amico, senza spendere nulla. Questa è stata, giusto per chiarire, l'amministrazione Piatto che ha lavorato per riqualificare intere aree. Scusa, faccio vedere pure a Tonino Ferraiuolo, ma era intento al lavoro, e abbiamo riqualificato anche quest'area. Questo poi è l'asse stradale, questo nuovo asse stradale di collegamento tra Frignano e Casaluce. L'area si presentava così dalla superstrada, oggi si presenta in questo modo, una zona riqualificata urbanisticamente, dove non vi è più immondizia, dove abbiamo provveduto a riqualificare l'intero sistema fognario, ma addirittura riqualificare l'intero sistema viario, creando dei collegamenti tra le varie strade e quindi dando dignità a quei piccoli vicoli ciechi per i quali bisognava tornare indietro. Oggi tutta quell'area è collegata con Casaluce, e penso, questa per esempio è via Leonardo da Vinci, questa era bloccata, vi era un muro, sporcizia, oggi è una strada di percorrenza a supporto. Qui vi era un muro anche qua, via Trento, oggi è aperta, ci sono dei fiori, c'è una strada, e questa è a disposizione dell'intera cittadinanza. Questa è un'opera, un'attività che noi abbiamo offerto, regalato col nostro lavoro, compiendo quello che io sempre dico, è sempre la metà del nostro lavoro, perché ci siamo assunti una responsabilità e intendiamo portarla a termine. Fatti e non parole! Fatti e non parole! Pannelli solari, ci siamo preoccupati anche della ecosostenibilità del comune. Il comune spendeva tantissimi soldi, quindi erano soldi dei cittadini alla fine, presi dal bilancio comunale, per l'energia elettrica. Abbiamo avuto un finanziamento a costo zero per il comune, abbiamo messo pannelli solari, oggi il comune ha un'autonomia energetica, e quindi non solo questo va ad impattare sulla qualità dell'ambiente, ma va a impattare soprattutto sulle tasche dei cittadini, che saranno costretti a pagare
di meno perché è una spesa inferiore per il comune. Questa, vi ricordate, è via Campo Sportivo, perché col tempo si dimentica, questa è via Campo Sportivo una volta, senza buche dappertutto, era tipo un sentiero di campagna, oggi è asfaltato, vedete buche dappertutto, ci siamo impegnati anche per la viabilità. Via Libertà, Via Libertà, abbiamo fatto anche in questo caso un intervento, questi sono i lavori in corso, l'asfalto fatto dall'incrocio con l'ufficio postale fino al cimitero di Frignano, quindi completando un'opera che già avevamo realizzato dall'uscita della superstrada. Via Limitone, vi ricordate Via Limitone? Questa era la stradina che adesso segnalo, che viene dalla IACP. Quando fummo eletti, vedete, febbraio 2011, io sono stato eletto a maggio 2011, quindi questa è una foto di Google, il piazzale del cimitero si presentava in una condizione penosa. Questo era diciamo il parcheggio di un luogo sacro, pieno di immondizia. Anche in questo caso io non so che cosa hanno il coraggio di dire. E questa invece come si presenta dopo il nostro intervento, una strada fatta con tutti i crismi, parcheggio ripulito, insomma una strada così come la civiltà del futuro prevede. Questa è la stradina piccola di un tempo, questo è davanti all'azienda della mia famiglia, il mio deposito, quello che io chiamo deposito, vi ricordate, era piccolissima, oggi si presenta come un'autostrada. Quindi voglio dire, questa è la dimostrazione più lampante che quanto ci contestano, ecco questa è un'altra e sono sicuramente le ultime foto, questa è la situazione che ho trovato alle spalle del cimitero, la strada di collegamento, una strada impercorribile dove vi erano rifiuti di tutti i tipi, veramente pericoloso, e poi vi farò capire il perché, che tipo di intervento abbiamo dovuto fare. Questo è come si presentava prima, questo adesso, e tra una settimana si presenterà asfaltato. Guardate i cumuli di immondizia che si vedono e alle spalle il cimitero. Io non capisco il perché la precedente amministrazione non l'abbia fatto. E siamo dovuti intervenire non solo attraverso una... Guardate anche da Google come si presenta lo spazio, il cimitero visto dall'alto con il parcheggio in modo disordinato. Oggi si presenta anche dai dati... Oggi ha avuto una giornata pesante di lavoro e la stanchezza porta talvolta anche a questo. Questa dimostrazione che è una lista di lavoratori. Comunque concludo perché penso che il messaggio che volevo lanciare è un messaggio chiarissimo. Noi abbiamo lavorato in questi 5 anni con grande dedizione al Paese, con grande amore per il nostro Paese, e vorremmo continuare in questa azione di recupero di Frignano, perché vogliamo bene alla nostra popolazione, perché ci siamo sempre impegnati e perché non vogliamo che di nuovo Frignano cada di nuovo nel buio più assoluto. Grazie a tutti, gentilissimi, per l'ascolto, e auguri a Giovanna, auguri a tutti voi.